amici appassionati di orologi, quello che vedremo oggi è un marchio molto particolare perché è 100% italiano, perché non produce orologi ma produce cinturini e soprattutto produce cinturini che probabilmente inconsapevolmente avete già provato, perché fornisce da diversi anni la Squale. Quindi tutti i cinturini con design Tropic che sono usciti con gli orologi Squale direttamente dalla fabbrica in realtà erano prodotti dall'azienda che vedremo oggi. Si chiama Sicalt, produce per l'appunto cinturini, come li definisce l'ideatore, il signor Alessi, New Vintage, quindi con caratteristiche naturalmente delle produzioni attuali, ma con design che richiamano appunto i cinturini Tropic che tanto hanno avuto successo negli anni 60 e che oggi vengono riscoperti con grande interesse dagli appassionati. Tutto quello che vedrete oggi, è importante chiarirlo, è un prototipo, nel senso che l'azienda mi ha mandato dei cinturini che ancora non sono in produzione, ma lo saranno presto. Un prototipo è anche la brochure che qua riporta la scritta del marchio col tridente che svetta sulla T, la scritta appunto New Vintage Watch Strap, e poi all'interno abbiamo una serie di foto tra cui quelle dei cinturini. Ma perché limitarci a vedere le foto quando abbiamo l'opportunità di vedere i cinturini nel loro complesso? Qua abbiamo una serie di esempi che mi sono stati mandati con la preghiera di sottolineare il fatto che per l'appunto si trattava di prototipi. Infatti i passanti definitivi saranno in acciaio, esattamente come quelli montati sugli orologi Squale, e anche la fibbia sarà una fibbia diversa. Qua abbiamo l'ultima produzione della casa, che si differenzia dalle vecchie produzioni per una gomma diversa che è più attenta a non recepire pelucchi e polvere come spesso accade in realtà con i cinturini di gomma, ma che in questo caso è stata prodotta specificatamente per Squale, quindi riporta l'ardiglione marchiato, ma anche una novità rispetto ai precedenti cinturini prodotti per Squale, e cioè, vediamo se riesco a farvelo vedere, il logo nella parte finale. Molto interessante è anche un'altra delle ultime produzioni che ancora non è in commercio, e cioè un cinturino completamente traforato che qua vediamo nella dimensione di 20 mm di passo lineanze, nella cui particolarità principale è la parte terminale, perché al di là, ripeto, dell'ardiglione che è un ardiglione standard e dei passanti che non sono quelli definitivi, possiamo vedere come, e poi vi farò vedere anche una prova concreta, nella parte finale ci sia un pezzo di plastica sporgente, un perno che si posiziona sotto la scritta Made in Italy, che si inserisce nei fori e che serve per evitare sganci accidentali o fastidiosi movimenti della parte finale del cinturino. Andando a inserire infatti sotto i passanti, possiamo vedere come nei fori il perno si incastri alla perfezione, rimanendo assolutamente solido ed evitando sganci accidentali. Questo invece è il classico cinturino che è montato sugli Squale, qua in versione arancione. Potete vedere che la gomma è anzitutto diversa, si vede non solo al tatto ma anche rispetto alla luminosità e rispetto alle caratteristiche estetiche, mentre manca totalmente qualsiasi tipo di contrassegno sulla gomma.
Bene, questi cinturini io prima ancora di sapere che fossero prodotti da questo marchio li ho provati a lungo nei vari orologi squale che ho posseduto, ho potuto apprezzarli perché lo spessore, la dimensione, la leggerezza e la comodità sono quelle giuste. Inoltre le scanalature per aumentare il grip nella muta, ma anche per evitare al polso nudo fastidi, sono veramente veramente ben progettati e ben fatti, rendendo questi Tropic sicuramente migliori di molti altri commercializzati in giro per il mondo. Voglio però farvi vedere una prova direttamente al mio polso. Infatti ho montato uno di questi cinturini nell'officina subacquea Argonaut, potete vedere quale sia la flessibilità e la morbidezza, ma voglio farvi anche vedere la resa al polso. Vado quindi a inserire la fibbia, quindi anche i passanti. Ed ecco qua come, con una leggera pressione, si ha l'inserimento anche del perno finale, che permette quindi una straordinaria comodità perché evita qualsiasi tipo di sgancio accidentale se non voluto e forzato. Il cinturino è molto comodo, fa respirare la pelle, è molto fresco non solo nel periodo estivo, ma permette un'indossabilità e una versatilità veramente all'avanguardia rispetto alla concorrenza, soprattutto made in China. Ci troviamo quindi di fronte a un progetto ambizioso, a un progetto portato avanti con serietà, a un progetto che cerca di dare forma e qualità a un'esigenza del mercato con quelle caratteristiche che solo una produzione italiana può dare, e non ci rimane che augurare sinceramente in bocca al lupo all'ideatore di questo progetto e al marchio Sea Cult.